In Piazza Grande si va al cinema con Laura Buffa, non ce ne perdiamo una, ogni venerdì pronta, precisa che arriva. Ciao Laura! Ciao Vicky, buon venerdì a tutti! Questa settimana vi consiglio un film magico. Credi nella magia, Vicky? Cosa mi chiedi, Willis? Te l'ho chiesto perché è proprio questa la domanda dietro la trama del film che esce questa settimana e che vorrei segnalarvi. Si tratta di un film molto atteso, Magic in the Moonlight di Woody Allen con Colin Firth ed Emma Stone. Si tratta di una commedia romantica. La storia è ambientata nella Riviera del Sud della Francia negli anni 20 e racconta di un grande prestigiatore che prova a smascherare una ragazza che si spaccia per una medium. Colin Firth interpreta l'illusionista cinese Wei Ling So, il più famoso mago della sua epoca, che però in realtà è Stanley Crawford, un inglese con un'altissima opinione di sé e un'avversione per i finti maghi. Convinto da un amico, Stanley parte alla volta della Costa Azzurra per smascherare Sophie Baker, giovane affascinante e chiaroveggente. Ma, con sua grande sorpresa, Sophie si esibisce in diversi esercizi di lettura della mente che sfuggono a qualunque comprensione razionale e questo lo spiazza e rischia di ribaltare tutte le sue certezze. Magic in the Moonlight era atteso da un bel pezzo al cinema perché negli Stati Uniti è già uscito il 15 agosto, ma si sa, in Italia ad agosto non si combina granché al cinema. Fra l'altro, negli Stati Uniti è uscito con un divieto ai minori di 13 anni per la presenza eccessiva di fumo e per alcuni commenti inappropriati. Vicky, abbiamo parlato di magia e adesso parliamo di stelle, però non di quelle che si possono ammirare al chiaro di luna così come suggerisce il titolo Magic in the Moonlight. Parliamo di stelle perché dopo due premi Oscar anche Christoph Waltz ha ricevuto una stella sulla Walk of Fame dell'Hollywood Boulevard, presenti alla cerimonia anche Samuel L. Jackson e Quentin Tarantino. Una piccola curiosità, Waltz prima di incontrare Tarantino aveva recitato solo in produzioni tedesche e anche in diverse serie per la TV, tra le quali l'ispettore Derrick e il commissario Rex. Beh, ve le ricordate? Prima di salutare Vicky vi invito a venire a trovarmi sul mio sito www.visionaire.fm, dove potete leggere o ascoltare tutti i giorni notizie e curiosità dal mondo del cinema. Vicky, buon weekend e buon cinema a tutti! Buon weekend a te, grazie Laura Buffa per i tuoi consigli cinematografici!